benvenuti a tutti e oggi parliamo di concerti, sì di concerti perché si avvicina sempre di più l'estate e perlomeno per quanto mi riguarda d'estate ti viene voglia di andare ai concerti e poi ci sono un sacco di concerti e siccome sono stata a molti concerti nella mia vita ho potuto osservare molte tipologie diverse di persone che vanno ai concerti, quindi per prepararmi psicologicamente a un concerto sono qui per elencarvi tutte le tipologie di persone che ho potuto osservare ai concerti. Ovviamente prenderò ad esempio un concerto degli One Direction, perché potete capirlo. Iniziamo con la mia categoria preferita, le urlatrici. Non importa che cosa stia succedendo, queste persone urlano per qualsiasi cosa. Si libera il bagno? Si intravede il capello della nonna, del cugino, dello zio di Niall mentre passa dalla porta? Passa un cane? Qualcuno ha sete? Passa il tipo che vende il cibo? Non importa, non importa, qualsiasi cosa, queste urlano. Poi abbiamo la seconda categoria, parliamo delle accampate. Le accampate o gli accampati sono quelle persone che vivono con la tenda davanti all'arena, allo stadio, al posto dove ci sarà questo concerto, perché se loro non hanno la prima fila si sentono male, quindi queste ragazze... Non una notte prima, proprio loro vivono già da quando sono nate, loro stanziano davanti allo stadio. Loro sanno che stanziano davanti allo stadio. Poi abbiamo la categoria numero 3, quelle che piangono sempre. Come le urlatrici, loro piangono per tutto. Arrivano davanti allo stadio e iniziano a piangere e finiscono di piangere 2 settimane dopo il concerto. Piangono per qualsiasi cosa. Passa una macchina e piangono. Passa il tipo delle salamelle e piangono. Passa il bodyguard che gli chiede il biglietto e piangono. Entrano nell'arena e piangono. Iniziano le canzoncine, quelle prima del concerto e piangono. Inizia il concerto e piangono. Finisce il concerto, piangono. Loro piangono tutto il tempo. Poi abbiamo la categoria numero 4, le lottatrici. Perché loro non sono come le accampate, non sono così furbe. Quindi arrivano in ritardo, ovviamente, per cui non riescono ad accaparrarsi la prima fila, ma non sono contente della seconda fila e quindi diventano delle lottatrici di sumo, tirano fuori i gomiti proprio così e iniziano gomitate in pancia tutti e queste qui arrivano davanti con una cattiveria che, cioè nel senso, a me non importa, posso stare anche una fila indietro, basta che stiamo tutti tranquilli, nessuno spinge, queste lottano, non spingono, queste lottano. Poi abbiamo la categoria numero 5, le attrezzate, entrano dentro lo stadio, ovviamente devi aspettare prima che inizi il concerto. Vedi che da questi zaini tirano fuori le borse frigo e iniziano a smerciare cotolette, e pasta, i biscotti, e c'hanno l'acqua, e uno si fa male, c'hanno il cerotto, c'hanno la medicina, c'hanno tutto, c'hanno anche la macchinetta del caffè, c'hanno tutto. Poi abbiamo la categoria numero 6, le onniscienti, loro sanno tutto. Cioè tu puoi essere pure Liam e loro ti vengono a dire che sanno meglio di te l'orario del concerto. Alle 14.02 apriranno i cancelli e 27 secondi. Dopodiché Niall berrà l'acqua al secondo 72, ok, del minuto 84 del concerto. Così loro sanno tutto, onniscienti proprio a livelli spropositati. Sanno anche le mutande che indosserà Harry durante il concerto. Poi abbiamo le madonnine, cioè non è matematicamente possibile che la tua faccia rimanga carina, ok? I capelli faranno schifo, il trucco ce l'avrai fino a qua che sembrerai un panda, perché anche se non piangi, sudi e ti spingi e ti arriva la manata in faccia e piove, le madonnine, io vi giuro che queste escono dal concerto che sembrano appena uscite dal parrucchiere del truccatore, il trucco ma perfetto di più, i capelli lisci, proprio precisi, la magliettina... Non hanno, ma vi giuro, cioè tu le vedi con la loro aura meravigliose. Come fate? Poi abbiamo la categoria numero 8. Loro dopo le urlatrici sono i miei preferiti. Sto parlando dei genitori. I genitori si suddividono in 2 altre piccole categorie, che sono i genitori attivi e i genitori passivi, li chiameremo così. I genitori passivi sono i genitori che accompagnano la figlia, perché non si fidano a lasciarla andare da sola al concerto, e che stanno tutto il tempo così. Parliamo invece di quelli attivi. I genitori attivi diventano più fan dei figli in queste situazioni. Quindi vedi queste specie di genitori hooligan che ti urlano addosso perché la loro figlia non riesce a vedere bene il concerto. Hai voluto accompagnare tua figlia nella seconda fila parterre?
non puoi lamentarti con me. Vedi questi genitori che ti prendono. Fate vedere mia figlia! Pazzi, pazzi completamente. Queste madri che hanno più muscoli veramente dei giocatori di wrestling. Geniali, veramente meravigliose. Io le adoro. Bene, queste erano più o meno le categorie che ho individuato io ai concerti. Condividete questo video taggando tre vostri amici che si riconoscono almeno in una di queste categorie. E se ne avete altre, scrivetemele qua sotto, così magari faccio un sequel di questo video con le altre categorie che mi dite voi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un super pollice in su. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.